Io non devo mai, e poi mai, sì, devo mettere te, oh, avviare salve. Un gioco prima di mandare l'intro. Mai, mai, se no succedono salve. Casini. Ciao, ciao amici, fra. scusate l'inizio un po' poco goliardico. Ma ormai è un'abitudine, nel senso, ormai, esatto. Anche l'altra sera abbiamo iniziato l'intro così laggosa, quindi... Esatto, niente. Ti piacciono i pop-up? Ora poi in game forse si vedono cose un pochetto nuove. Esatto, abbiamo messo cose nuove che qua non rendono tanto giustizia in sta scena, però per altre scene dove facciamo i podcast o il gioco o dove si gioca, ecco, rendono un pochettino più giustizia. Come vedete, ogni tot è qua sopra, compaiono dei pop-up, mentre qua sotto al centro... Sì, appena avevamo iniziato c'erano, non so da che parte... Abbiamo sostituito quello che era l'overlay, che magari poteva dare un po' fastidio, soprattutto in gioco. Adesso rimane fisso questa cosa qua sotto al centro, dove ogni tot cambia, dice l'ultimo follower, l'ultimo donatore in bits, l'ultimo donatore in euro, il gol, l'ultimo donatore in organi, no, l'ultimo no. donatore in organi, tipo Samu che gentilmente ci ha donato un suo rene, e... Ma se ne già ne ho solo uno, nel senso... Vedi, no. Ecco perché non pisci più, vedi, cioè, no, c'è un motivo. E anche il gol, come potete vedere, arriverà tra poco. Adesso c'è Manu con i 100 bits. Ultimo cheer. Mamma mia, come siamo British. Ultimo follower. Con Era, che ha messo il follow ieri. Ultima donazione. Cioè, poi adesso dovrebbe comparire il gol. Fate il controllo per vedere se si vede tutto. Esatto. Esatto. Amici! E poi oggi... il gol di quello che è il... Esatto. Oggi siamo su un giochino goliardico. Oggi finalmente apriamo una taverna. No, io fra, stiamo. No. Probabilmente no, è morto. Non lo sono. Apriamo una taverna, guys. Sono stanco, oggi sono stanco. E la chiameremo Gino. No, Gamer's Tavern, giustamente. E rispetto a Gino. Non so bene dove ridà movimento. Normale. Ma ci sta, se poi era da tanto che non... Soprattutto che non a te che non giocavi tipo da 2 anni, quindi... Figurati. It's normal. Com'è andata ieri, fra, per te? Hai preso bot o l'ha preso solo Samu? No, l'ho preso solo io. Samu piace. Fra... Fra, se mai le dà... No. Ciao, Car. Come stai? Ciao, Car. Ma, guys, vi cambio scena e vi faccio godere intanto delle musichette mentre si chiacchiera un po' di Tavern Master, perché dovete sapere... Alle nostre musiche, cioè non le nostre, però nel senso lo stile è quello. Oh, eccoci. Voi non lo vedete, perché la vita fa schifo. Assolutamente. Ora dovreste vedere. Che carino. Questo è il gioco, diciamo, che fa per noi. Bello, ci sta. No, diciamo che in effetti sono abbastanza d'accordo con Fra, che... ha un primo tocco di palla che ricorda più o meno... Non lo so. Quello di Bernardeschi? Vabbè, intanto circa. Bernardeschi gioca in Serie A comunque. Vabbè, niente. Deve sempre rovinare tutto quest'uomo. Certo che ti rovino la battuta. No, vabbè, comunque si deve migliorare sugli interventi. Il buon fra. Però dai. Cioè, sugli interventi, su... E non arrivano parlare. Le notifiche, ma GG a Twitch. Stop. Ciao, Squartone. È Twitch che fa il birbante. Ciao, Squarta. Il birichino, come sta? Samu, Dylan, dica. Io intanto, amici, faccio continua. Non lo rinizio perché ho fatto letteralmente i primi 5 minuti che è il tutorial. E vi spiego a voce cosa succede. Ho platinato Bloodborne. Già. Mia, e ieri pazzo. L'ho platinato anch'io. Mi sono preso gli ultimi trofei che mi mancavano. Pazzi! Bravi. Patti! Allora, vi faccio vedere com'è la situa. Io intanto sono in pausa adesso. Come funziona il gioco? Noi abbiamo una taverna. Che è questa qua? Ma sì, ma infatti quello che ti dicevo anche ieri, fra, dopo 2 anni che non tocchi un pallone, come dicevo, un po' come andare in bici, nel senso, se tu uno sa andare in bici ma non ci va per 5 anni, quando riprende un attimo deve un attimo riambientarsi, riprenderci l'abitudine. È normale, come in ogni attività fisica, è normalissimo. Detto questo, guys, allora, noi qua abbiamo la nostra taverna. Io, quello che ho fatto nel tutorial è fare la cucina, assumere la gente e prendere un barile di birra oltre che l'acqua e mettere i tavoli e le sedie per avere più clienti.
qua abbiamo il nostro cuoco che si chiama... Come cacchio si chiama? Rob? Ma no, mi scusi la domanda, ma si può entrare senza Green Pass? No. Poi qua abbiamo Frederick. E qua abbiamo la nostra cameriera che si chiama Vivi. Che io posso upgradare? Facciamo diventare più forte. Ah, posso spendere un punto. Dove glielo do? Velocità salendo le scale, frega niente. Velocità trasportando, dai. Poi, no, anche lui. Allora lui... più veloce nel versare le bevande. Mamma mia. Il flash delle bevande lo chiamavano. E cuoco ancora no, perché è uno sfigato. Ah, in Energy Plus ho provato a speedare a Nago. È iniziato un'ora fa. E dove si è archivato? Questo comunque è il fatto che i passaggi erano decenti. Vabbè, dai, però, buono. Allora, guys, io inizio il giorno seguente. Qua abbiamo dei task. Dice, sono da Mikolash adesso. Oh, nice. E speedrunner. Oh, ecco qua. Guardate, questo è il nome. Bellissimo. Beh, per forza. Non è che la potevamo chiamare in maniera diversa. Gino. Potevamo chiamarla... No, Gino è il nostro barista lì. No, si chiama lui Frederick. Ho detto che si chiama Gino. Ah, guarda come si siedono le persone. Qua abbiamo anche un boia, perché noi diamo da mangiare e da bere a tutti. Soprattutto a chi giustizia la gente. Infatti. Fa il suo lavoro. Poi proprio qua fuori dal borgo. La nostra cameriera, guarda come... Questo qua ha ordinato un bicchiere d'acqua? Ma siamo seri? Tu ordini un bicchiere d'acqua? Oh, aveva sete. All'epoca non è che ti compravi la bottiglietta d'acqua al supermercato, Guarda, squarca, ti capisco, perché anche a me è comparsa un'atta. Proprio qua. Mi dà un fastidio incredibile. Oh, buono, squartone. Buono, buono. Comunque, stiamo con Terabello, mio mix, tra i calzettoni blu e Nike. Rossa. Via. Rosa. Rosa. Ah, rosa. Una testa in più. No, rosa via. Vabbè, diciamo che ho visto accostamenti migliori, però se ti piace ci mancherebbe. Oh, guardate che belli i boccali. Non giudico. Mi emozionano. Che cosa vedete? Tra l'altro, noi possiamo anche mettere i bardi. Cioè, voi non... Ma invece, dov'è che si fa? Una roba qua. Che non c'entro poi. No, e perché si fa? Che sì. Lo dirà Fra. Visto che è costretto a ritirarsi a Guero per il problema al cuore. No, volevo dire a Fra. Infatti, okay. Non so cosa sei chiaro. Vabbè, Guero l'avrei sentito nominare. Sì, lo conosco di fama. Niente, ha avuto un brutto malore al cuore in campo. Per fortuna l'ha preso subito in tempo. Infatti non è neanche svenuto, per fortuna. Però basta, probabilmente non potrà mai più giocare a calcio. Però il Mercurio a 30 euro, ma il Mercurio anch'io ce l'avevo. E saranno poi probabilmente le prossime scarpe che prenderò nel Mercurio. Allora ho queste qua. Però sì, anch'io. Sempre Nike da calcio, Mercurial o comunque altri modelli. Ah. 30 euro, poi bel prezzo. Orogone, mi dispiace un botto. Uno dei miei attaccanti preferiti di questa generazione. Concordo con te, anche per un grandissimo giocatore. Peccato. Come sposto gli oggetti? Meno male che è capitato a fine carriera, non prima. Almeno quello. Un po' l'abbiamo visto giocare. Ah, ok. Perché voglio spostare questo in qua. Almeno gli velocizzo la vita a quest'uomo. Mamma mia, guardalo. Che uomo fantastico. Ah, non me lo mette perché mi occupa. Non lo puoi mettere di fianco, scusa. Lì. Io lo metto qua, vedo. Non mi piace così, io lo attacco qua. Lavora! Com'è che ti chiami? Rob! Lavora! Chiavo! Adesso sto facendo la ricerca dei musicisti. Quelle porca miseria sono perfette. Sì, concordo. Riconosco di fama come scarpe. So che sono molto, molto buone con giocare a caldo. Infatti, io Mercurial o Hyper Venom, che sono un altro modello, che però vestono praticamente uguale. Ma sempre Nike? Sono quasi identiche. Sempre Nike. Sono come vestono, sono praticamente identiche. Poi vabbè, cambia l'estetica della scarpa. E mi trovo benissimo con entrambe. Sì, vabbè, ci sta. Tanto, raga, qua ci facciamo i big money.
Ma quanto costa? Cioè, il menu, c'è un menu con i prezzi? Tipo, li puoi abbassare, aumentare come vuoi, oppure... No, i prezzi no. Credo che siano... Ah, intanto prendo anche il barile di limonata. No, mamma mia, facciamo anche la limonata. Assolutamente. E ricarico tutto per... Mizza, però mi costa ricaricare. Ricarico di... Non faccio tantissimo per adesso. Perché sono comunque sempre genovese. Siamo un po' tirchi, ragazzi. No, i prezzi non posso far io. Ok. Poi non so se metteranno future patch per farlo, perché comunque è appena uscito il gioco. Ah sì? Sì, è praticamente appena uscito. Abbiamo avuto anche modo di provarlo prima dell'uscita. Mamma mia. Ma guarda, è un progettino molto interessante. Che perché sta diventando importante, ci danno i giochi prima dell'uscita. No, premetto che allora a me piacciono i giochi gestionali. Poi cavolo, mi fai un gestionale su una taverna? No, cioè è il ci top, sta. È carinissima come cosa. E adesso sono curioso di vedere come funziona la cosa dei musicisti, perché io li sto ricercando per sbloccarli, così faccio anche la band. Musicisti, mamma mia. Vengono i Queen a suonare dentro alla taverna. Iniziamo il giorno seguente. Abbiamo qualche task completata? Sì. Oh, ok. Servire solo dolci per tutto il giorno. Preparare cesto di frutta 8 volte. Finire ogni ricerca. Ah, ogni ricerca ci manca poco. Poi comunque... No, perché è triste? Chi è triste? La cameriera non la paghi abbastanza. Ah no, queste sono le priorità. Ah, posso gestire le priorità. Aspetta. A lui no. Al cuoco? No. Alla cameriera posso gestire priorità. Al barile! Ciao Grogu, come stai? Allora, priorità per adesso ti do bevande, cibo, pulizia la metto qua. Ok, comunque mentre... Cos'è che volevo dire? Allora, questo dipendente è felice. Aumento il stipendio, lo pago... Ah, posso aumentare... No, dico, poverina, okay. Ma tutto il locale è una sola cameriera? No, io aumento un pochettino, io aumento lo stipendio. Però dico, una sola cameriera un po' poco. Oh, bambini! Aumento un pochettino lo stipendio a tutti, perché cameriera è quella che si sta facendo un pochettino più il culo. E qua, diciamo le cose. Ciao, Goku. Ma dicevo, lei da buon genovese non vuole assumere qualcuno oppure... No, proprio perché sono genovese, sono un tirchio e... Allora, a parte che comunque è stagista. Cioè, lavora 40 ore a settimana, la paga una miseria. Ma quindi... il gioco te lo permetterebbe? Di assumere altra gente, sì, guarda. Qua, guarda che tirchio, vedi, posso assumere un altro cameriere e un altro cuoco anche. Ok, che tirchio, mamma mia. Comunque se qualcosa per le prossime scrivi che voglio riprendere. Sì, dai, fra appena tanto da lunedì di solito iniziamo a dire chi c'è chi e chi non c'è. Ah, posso anche gestire. Ho sbloccato i musicisti. E posso anche gestire il menu. Questo non lo sapevo. Allora aspetta, voglio vedere la cosa dei musicisti. Perché mi garba. È su speciale? No, speciale c'ho le scale anche per fare il piano di sopra. Posti. No, starà su costruzioni. No, io li voglio i musicisti. Come li faccio i musicisti, scusami? Intanto faccio questa ricerca qua. Mi piacciono un sacco le musichette. Intanto vediamo come funziona la cosa dei musicisti. Non è su tappeti. Giustamente. Beh, non credo, nel senso. Non è su... Poi, oh, Poi... Magari per sbaglio, che ne so, in realtà non sono veramente musicisti, ma sono venditori di tappeti, quindi... Esatto, poi... immagini? Ma non che grande squarta! Nei posti o nei tavoli. Comunque. Vabbè, oh! Non so dove stanno. Tanto qua poi ci dobbiamo allargare, grande che spartone. Devo mettere più tavoli, così abbiamo più clienti e così più soldi. E a quel punto poi assumo anche un'altra cameriera, perché poverina, cioè... Io non sono neanche morto, GG. Sai cosa? I soldi ce li abbiamo. Io allargo. Come butto giù la parete? Chiama un'impresa edile e chiedi. Ah, qua, questo. Allarghiamo.
Prendiamo tutta sta zona qua. Ah, facciamo anche il bel pavimentino, questo qua. Per adesso andiamo sul classico. Mia. Poi tra l'altro, sai cosa mi piace? È molto immediato. Di solito i gestionali sono molto complessi e tutto. Questo sembra molto veloce e immediato. Io questa cosa la apprezzo. Ah, poi devo anche... Ah no, in realtà Squarta è morto. Come è morto? Sì, ma almeno mi piacerebbe dire così. Indovina come sono morto. Boh, sei tipo caduto giù a caso. Da solo. È la morte più brutta che ci possa essere, probabilmente. No, ok, no. Ora adesso facciamo questo. Prendiamo delle panche. Non ho abbastanza soldi? Porco cane. Ah, sì. Vedi, vuoi ingrandirti, ma poi non hai soldi. Devo abbassare questi... Scusati che abbasso lo stipendio. No. Oh, dai, non fanno nulla. Tanto è sempre felice. Io lo rimetto. Loro 2,12 perché veramente non fanno nulla tutto il giorno. Ma anche di meno. Ma a Rob mettigli un po' meno. Allora, aspetta. Io metto anche di meno. Rob, aspetta. Questa qua, boh, mettigli 25 invece che 27, che comunque risparmi 2. Ma era 25, eh? Era 25. Era 20, scusami. 27, stipendio 27. C'è scritto. No, 23. No, vabbè, dai, 20. Risparmiamo, oh, andiamo qua a risparmiare. 23. No, perché farà? Allora, in questo modo, sta scatola in blocco la strada e mi violenta. Poi in 4 prima paga il cannone. No, che sfiga. Che sfiga. Ok, ora posto. Se mori vieni live lo roasto. Ma... Che blasto, forse volevi dire, fra. Ma io l'ho interpretato male, come immagino. Blasto. Anch'io penso di sì. No, Squirt. Che sfiga. Ah, non ho mai sentito sto modo di dire. Ragazzi, noi siamo vecchi. Sono troppo boomer. Rosta uguale dissare, ok. Sono troppo boomer per questo. Vabbè, blastare più o meno siamo lì, nel senso la... Io come sblocco i musicisti? Gioco? Sì, gioco di... ma Rosto non è inglese, perdonami, come neanche... T-Blasto non è inglese, è una parola inglese italianizzata. Questa giornata quindi siamo andati in rosto. Modi di dire che usiamo noi italiani, come dire T-Blasto oppure ha scammato, non è una parola inglese. È una parola inglese italianizzata, quindi... Samu, tu sei proprio uno boomer! Anche Dylan però, perché anche lui non l'aveva capito. Assolutamente sì. Oh, compro un podio per i musicisti. Dove? Ah, eccolo qua! Ora me l'ha sbloccato, ok. Allora aspetta. No, ora poi allargo di qua. La maglia del Liverpool. Quella di quest'anno. Ci facciamo un po' di soldini e prendiamo i musicisti. Ah, intanto i miei dipendenti come sono? Abbastanza felice. Frederick è felice, grazie, guadagni e non fai nulla, bastardo. Esatto, io conosco Rosbif, però. Quello è un botto che non lo mangio, Rosbif. Mi piace veramente un sacco a me. Io l'ultima volta che l'ho mangiato saranno passati veramente degli anni. Tanto qua ci espandiamo. Allora, io stavo pensando... Allora, il podio dei musicisti. Speciale. Dai, lo metto qua così? Mamma mia. Vai, lì ci sta. Così in mezzo, cioè in fondo al locale, nel centro. Così tutti sentono bene. 50 monete al giorno, partiamo con una persona. Dai, una sola? Vabbè, sì, dai, sì. Ci può stare. Noi ragazzi creiamo i futuri. Non so, dimmi un cantante. Un cantante importante. Non mi viene in mente, ragazzi. Manco a me. Ok, sarà applicata da domani. Cantanti bravi.
Oh, ciao Jen. Ciao Jessy. Non riuscivo a mandare i messaggi. Come anche, mai? Anche Squarta ultimamente aveva problemi. Ma è Twitch che ha un po' birbantello. Tanto qua prendo dei nuovi posti a sedere. Così ci abbiamo anche Jen? Gente qua. Come la va? Vediamo se devo assumere un'altra cameriera o no. Per adesso ce la fa lei. Brava, brava, lavora da sola, fai tutto, ti pago anche una miseria. E qua diventiamo ricchi. Ma non sta taverna. Ma più altro cameriere. Oh, mi ridai te i soldi? So. Ma poverina, gioco guarda quanta gente c'ha. È un gioco gestionale dove devi creare, quindi costruire e gestire la tua taverna. È bellissimo. E se sei genovese, fai lavorare 3 persone per servire 30 persone. Dato, adesso ho preso il podio dei musicisti, da domani abbiamo il bar. Oh, questa giornata è andata in guadagno. Bene, bene, clienti arrabbiati nessuno. Devo ricaricare acqua, birra e limonata. Iniziamo. Voglio vedere i musicisti. Torna, Alvarino. Come va con Asimov? Guardalo. Ciao. Mamma mia. No, ma io, aspetta, non sento l'audio del gioco, aspetta. Allora, perché lei è giù? Perché gli è abbassato lo stipendio. Allora, sai cosa? Te lo lascio a 23, ma assumo qualcuno. Allora, ragazzi, possiamo assumere tra Elga, Lana, Lauren e Annabelle. Però aspettate, ognuna di loro ha delle abilità. 2 colonne in una pagina. Che senso? Non pensavo fosse scritto così, nel senso 2 colonne in una pagina. In che senso non pensavo fosse scritto così? Ah beh, no, va. 30 squarta. No, beh, sì, sì, ho capito cosa dici. Sì, è a colonne, esatto. Esatto, sì, sì, sì. Com'è, ti sta piacendo? Allora, vediamo un pochettino. C'è Elga, che lei porta 4... L'unica è Annabelle che porta 5 bevande. Va veloce. Ma sai che Annabelle comunque va abbastanza... no, velocità trasportando però... 3-5, 3-5... Sì, quella Lana. Vado per Lana. Vado per Lana. Lana è quella che va più veloce. Vai, Lana. Ah. Come mancano degli ingredienti? Cavolo. Compriamo. Devo riempire un po' i barili. Allora, cosa abbiamo? Ricarica tutti? È una bella spesa, però sì, dai. Attenzione. Sì, mi sta piacendo. Ah, ok, sono contento. Spendo un sacco di soldi qua. Sono contento, guarda, ma è veramente bello. Allora, Lana è felice e parte con 12. Lei ormai... Lei come mai è triste? Dai, senti, 23 va bene, non scassare, cavolo. Adesso sei anche in 2, non rompere. Toglio. Vabbè, ma almeno di 2 per far finta, alzaglielo. Allora, senti, devo un attimo ripagarmi le cose di oggi. Mamma mia, oh, che genovese. Eh beh, ci sta, io ci ho messo un mesetto e mezzo più o meno, non leggendolo però tutti i giorni. A volte mi sono preso una pausa di qualche settimana anche, però mi aveva preso tanto. Oh, ecco. Mazza, come se funziona. Se ti hai messo un mesetto, come hai fatto a prenderti la pausa di qualche settimana? No, 2 mesi, sì, che cosa dico? 2 mesetti, cioè, 2 mesetti e mezzo, scusa. Okay. Sì, qualche settimana intendo una settimana. No, non tanto. Però vabbè, a volte quando leggevo mi sparavo anche 100 pagine a botta. Clicca sul pulsante eventi, clicca sul pulsante più, scegli evento e clicca... Aspetta che arrivi il giorno dell'evento. Quindi ci abbiamo gli eventi. Sabato 23 novembre, evento. Oh! Festa normale, acqua limonata per 4. Ok. 20 ospiti e ricompensa 200 monetine. Bello. Raduno e festa a tema vichingo. Oh, facciamo le feste a tema qua. Dai, facciamo ancora... Possiamo fare questa qua. Partiamo con questa. Ok. Qua. Oh, sblocchiamo il vino. Assolutamente il vino. Vino! Vino! Ah. Che bella, taverna. Oh, guardate la gente felice che entra. Abbiamo una media di 77,7 clienti al giorno. Beh,
dai. Ok. Allora ci metterai più o meno come me, già, non ti spaventare. Poi se ti prende, guarda, non te ne rendi manco conto. Stiamo finendo la frutta. Le mele, compriamo. Compriamo un po' di mele. Ah, velocizziamo un po'. Senti, lo so che non sei felicissima. Inizia, tra l'altro, ti pago 23, ma per ogni piatto che serve ti pigli anche 5 di mancia. Dai. Ti do 25. Tanto è sempre... Lei vuole... Inizia, manco 3... Senti. 25. No. Partiamo a 25. 25, è una scassa. So, Loro non fanno nulla e sono felici. Per forza non fanno nulla e li paghi. Vabbè, lui mi spiga birra, acqua e limonata e porta gli ordini alla cucina. Lui cucina quelle due volte che qualcuno ordina da mangiare. Scusa, ma se loro sono così felici, non puoi abbassargli lo stipendio a loro e darne un po' di più a lei che è triste? In effetti. Ok, oggi siamo in guadagno di 179, perché giustamente abbiamo speso... Inizia, non è male in guadagno di 179, avendo speso anche un sacco di soldi per fare la ricarica di tutti i barili. Oh no! GG. Iniziamo il giorno. Oh, tocchiamo questo. Perfetto. Tutti i clienti di questo evento sono stati serviti. Oh, hai ricevuto 200. Buono. Abbiamo altri eventi? Qua. Martedì, cosa abbiamo? Ma non ho questi requisiti. Rifaccio la festa della limonata. Ah no, nei prossimi 7 giorni lo devo fare. Perché non ho ancora sbloccato il formaggio? Assumere avventurieri per ottenere questi ingredienti. Avventurieri? Confuso. Oh, ci abbiamo un quadro gratis. Ho creato quei pirati. Dove lo mettiamo? Mamma mia. Qua? Una parte abbastanza libera. Qua? Sì, lì ci può stare. Grazie. Senso avventurieri. Forse intende... Pochi? Avventurieri? Boh, assumo un altro cuoco magari se... Attenzione, aspetta, che Rob si sta sforzando troppo, adesso è triste anche lui. Non sia mai che... No, sto a fare più piatti, bancone. Perciò che posso fare un po' di... Scusami? Inizia, ma io lo sostituisco a quello che abbiamo. Scusa. Ah, ok. Perché? Scusami. E come lo cambi il bancone? Ok, è un altro. Ah no, ma non posso mettere, ok, per adesso ok, non posso mettere, bene, no? Devo capire un po' come funziona. Guarda anche queste decorazioni. Il caminetto ha il suo perché, Però dove lo metti? Oh, questo! Tazze sul muro. Abbeviamo, guys, vai. Abbeviamo. Ma dica. Devi assumere il tizio e gli avventurieri, così sblocchi il cibo. Ma che cavolo è un avventuriero? Ma non è che... Perché ne so, ci sta scritto da qualche parte. No, questa è la banda. Scusa, ricerca. Avventure, forse è questo? Un'ora e 28, ma io non capisco... Ok, sta speedrunno. Non so parlare, vabbè. Sì, sta speedrun. Oh, aspetta che faccio il video. È un'ora e 28, ma cosa? Perché prima ne 30 o ne 28? Stai calcolando quanto ci metti a finirlo? O tipo hai un obiettivo per un trofeo, che ne so. Però no, perché è platinato, quindi. Oh, qua prendiamo. Ma proprio a finire il gioco? Un'ora e 28. Sì, è la speedrunnato, ci sto. Grande. 100%, 43%, 36, 40. Ok. Velocizziamo. Ah, guardate come prende la nostra taverna. Che bella. Ma sai che mi sta veramente piacendo sto giochino? Oh, Rob, non scassare.
Porca miseria. Frederick è infelice, potrebbe licenziarsi domani. Chi è Frederick? È lui. No, lui è Rob. Dove è Rob? Frederick. Perché? Aumentiamo. Adesso sto aumentando i clienti. Vai, 15 vai. Ti va bene? Tra l'altro ti aumento anche il livello. 22? No, gli ho dato... Basta, fai 20. Ma gli ho dato 15. Diceva 22. Why? Senti. Tu? Sei triste anche te? Allora, intanto... Questo non fa nulla nella vita, eh. Infatti. 19 gli stai dando, ora? Dai, va bene, 19. Tengo 19. Tanto guarda, siamo in straguadagno. Ah, quando ci ho messo posso iniziare una nuova sfida anche per la fine della live. Madonna. Frederick è infelice, poter licenziarsi di... Ma come? Ma chi è Frederick? E poi ti chiedi perché vogliamo farsi licenziare. Best datore di lavoro. Oh, via. Sai che ti dico? Possiamo ampliare anche la banda. Spendere al posto di 50 al giorno 100 al giorno per i guadagni che facciamo. Avere due musicisti. Mamma mia, vai, vai, vai. Ampliamo. Da domani arrivano due musicisti. Mamma mia, ci stiamo allargando. Mi piace vedere la taverna fatta. Mi piace, mi piace. Ah, la giornata si è conclusa. Ah, il poverino musicista che è rimasto da solo e suona per nessuno. Ma lui è un pro player. Io no. Ah, tra l'altro le priorità le ho messo uguali per tutte. Servizio in camera ancora niente, perché no. Anche da così. Inizia guadagno di 716. Guarda, Dania, guarda. Diventa ricco. Diventiamo ricchi. Ah, andiamo avanti. Ragazzi, apriamo una taverna. Che succede? Che succede? Ma basta, ma quanti soldi ti devo dare? Ma guarda che non sono stupidi, capiscono che stiamo diventando ricchi e vogliono più soldi. Bastardi! Anche di nuovo il tuo amico Frederick. Ora, 32, guarda, ti do... Mitz. 35, dai. Ma non è ancora felice. 38. Tu... Comunque qua non è che si chiede l'aumento ogni giorno, però 26, a casa mia, eh. Sì, infatti. Tu sei felice, meno male. La tua cameriera dov'è? Qua. È felice. La cameriera per ora... Oh. Aumentiamo la velocità. Ti è aumentato 19, ti stavi dando 12. Oh, posso... Oh. Oh, abbiamo sbloccato il vino. Ah, intanto... Quindi finalmente posso comprare. Oh, barile di vino. Compra. Oh. Ok. Poi sono come. Ok, ta. 200 monetine. E va, metto play. Andiamo. Frederick. Ok, perfetto. Rihanna è felice perché ha appena iniziato oggi a lavorare. First day è felice. Poi la banda? Okay. Non è oggi. Sì, da ieri. Ma che fatto? Che ricco bear. Speedrun, no Hunter's Dream. E poi ti chiedi perché vogliamo farsi licenziare. Vabbè. Ma guarda, griglia per barbecue poi sblocco. Mi piace. Quante cose ci sono da sbloccare? Cameriere limitate. Prezzo delle bevande. Latte, sidro, idromele, tavolo da taglio. Piano superiore, nuovo piano. Bello, mi piace, guys. Il cercatore mi piace era quello che devi trovare prima. No, no, avventuriero. Era quello. Io sto sbloccando questo, avventure. Non so cosa sia, boh. Vediamo un po', vediamo. Come mancano ingredienti? Compriamo un po', qua, dai. Qua lei non compra, ho comprato, lei fa il tirchio. No, ma c'ha ragione. C'ha ragione. Come siamo messi con gli eventi? Mi manca lo sbloccare il formale. Questo posso farlo? Sì. Ok, organizziamo una festa normale. Chi abbiamo qua? Il nuovo musicista. Mamma mia. Un uomo dubbio.
No, una donna dubbia. No, no, un essere non meglio definito. No. Oh, che bellina. Sai cosa? Voglio mettere delle decorazioni all'esterno per attirare un po' di luci. Tipo queste. È bello. Meglio la lampada o la torcia da mettere all'esterno, qua proprio dalla porta, così. La lampada è più da negozio. La lampada è più da locale, la torcia è più da... Ah, dentro la taverna. Ah, ok, dentro, non fuori. Allora, poi sostituisco tutte le candele con... Ah, non puoi mettere fuori? No, poi sostituisco le candele con... A parte che comunque mi sono reso conto di una cosa. Forse qualche finestra in più. Non guardo. In effetti, non è... Eh sì, dai, una qua e una dall'altra parte, poi basta. No, qua è brutta, perché magari do fastidio. No, non la... Qua le faccio due lati così. Parete. No, nell'altra parete no, perché voglio allargarmi. Ah. Ora voglio espandermi tra un po'. Vabbè, ma non vale la stessa cosa anche per le altre, scusa, se ti vuoi espandere. No, perché vedi dalla costruzione? Mi posso espandere su questa griglia e poi in su per adesso. Poi non so come si evolve il gioco. Però ah, in qua non posso e in qua no. Ma sbaglio Rob in uno stanzino senza neanche una finestra richiuso. Ah no, ce l'ha una finestra. Ce l'ha una finestra, oh! Cioè, lo so! Ne ha due. Ce n'è una di là e una di qua. Guarda com'è felice, Rob. E mangia! Bastardo! Ecco chi è che finisce il cibo qua. Vedi? Che manca sempre il cibo. Oggi soltanto di 82 perché abbiamo fatto un po' di acquisti. Però siamo sempre in guadagno. Inizia un nuovo giorno. Allora, che palle, raga, non posso ogni volta. Cioè, che cosa volete? Dai. Vabbè, senti. Frederick, lì. Ti tengo ancora un po' così. Ma ho sbloccato il coso dell'avventura, che non so cosa sia. Ah, ecco qua. Tavolo dell'avventuriero. Costa 1000. Dopo questo giorno lo pigli. Intanto mi espando, allora. Intanto mi espando. Si espanda. Muro. Devi prima togliere quello che c'è. Sì. Oppure fai una porta. Puoi fare una porta? E fai l'altra zona, sempre... Cioè, divisa. Sì, forse è più carina che lui rispetto allo stanzone tutto garante. Tutto garante. Che dici? Oh, ciao Fabione! Come stai? Oh, buonasera Fabio. Porta, Samu? Faccio una porticciola qua? Non lo so, è più magari rimane più carina la cosa. O qua? Qua perché più forse ordinato. Viene meglio, più velocizziamo. Sì, per i camerieri, poverini. Bravo. Come stai, Fabio? No. Ciao, pappone. Come la va? No, potevi, scusa, non puoi farlo tutto. Così sta male sto quadrato qua. Chiudilo anche in là. In qua? Sì, arriva fino alla fine del locale. Poi chiudi il muro. Qua, tutto il pavimento. Ok. 9 grafiche, non mi dite niente, dice Fabio. Ti piacciono le nuove grafiche? E ora però dobbiamo un pochettino guadagnare un po' di soldi. Sono meno ingombranti. Sì. Mamma mia, Squarta, sei un pazzo. Sei un pazzo. Un veramente pazzo. Ah. No, scusi, no, è che pensavo che l'avesse letta Dylan, ma poi non ha risposto, quindi ma cosa? Niente, mi scusi, buon Fabio. Solo 2 minuti per rispondere alla domanda. Ma puoi metterci tipo un balconcino? Quando faccio il piano di sopra, probabilmente sì, posso fare anche. Perché poi è carino che c'è il laghetto col ponte e tutto. È vero? Ah, aspetta, che adesso ci facciamo un po' di soldini.
Cosa vuole? No, t'attacchi. Questo è il tuo stipendio, non scassare balle. Vabbè, vedi, dai. Fate tutti come Lana. Ma dai, hai due soldini in più. Sei sempre in guadagno. Lili esagera un po', Lili me. Tra un po' guadagna più di me, cioè. che sono il CEO qua di questa taverna. Lili sta diventando la proprietaria. Socia, perché? Cioè, c'ha delle quote, non so. Ti apri partita IVA, ti fai la tua società, non scassi maroni. E cioè, vai a Milano. Vai a Milano, figa. Dai, che voglio prendere il coso degli avventurieri, che voglio capire bene cos'è. A parte che devo mettere delle luci, perché come vedi sta zona non è per... L'illuminazione è questa cosa gialla qua. Come vedi, sì, qua sì. Non è per niente là illuminato. Guarda. Quanti clienti. Ma raga, ma se vi piace Tavern Master, io ve lo riporto anche. Più che volentieri. Guarda quanti soldi. Dai, ancora in guadagno di poco, perché abbiamo fatto un bel po' di spese. Ma l'importante è non essere in perdita. No, esatto, l'importante è non essere in perdita. E ora... Cosa succede? Oh! C'è la festa? No, cos'è? Livello successivo. Sto upgradando i menu. Tutti i clienti di questo evento sono stati... Oh, ho ricevuto 200. Ora metto... Spendo 1000 monete e metto il coso degli avventurieri. Dove lo metto? Per forza nella stanza di là. Sì, sì, nella stanza nuova, però dove? Boh. O all'inizio o alla fine. Qua. Vai, lì ci può stare. Devo anche mettere un attimo delle luci. Queste qua che costano poco, perché sennò non vedono. No, assolutamente. Però adesso che metto qua. All'inizio ho speso un botto di soldi. Come funziona? Proteggere il cargo. Oh, da 10 formaggio. Non ci sono avventurieri disponibili per questa avventura. Altri arriveranno domattina. Ok. Quindi da domani poi forse puoi fare l'altra cosa di là, l'altra festa, quella con il formaggio. Può essere. Ah, adesso rompe anche lui. No. Non voglio ricaricarti tutto. Ma no, voglio ricaricarti. Come è fatto? Ah, qua. No, birra c'è una. Acqua. Ah, l'acqua è gratis, è buono. Limonata. E un po' di vino. Carichiamo. Ingredienti come siamo messi? Siamo messi bene. Oh. Brucizziamo un po'. Qua cosa abbiamo? Oggi non so se ce la fai a chiudere in guadagno, perché hai speso tanto. Ho speso veramente un bordello. Ho speso 1200. No, più di 1200, perché ho anche ricaricato un po' di barili. Se riusciamo anche a chiudere in guadagno oggi, o comunque andare in perdita di pochissimo, cioè, tanta roba. Vediamo. Si sta guadagnando comunque per ora. Allora, qua ho fatto il livello. Perfetto. Nuova ricetta. Cosa ho sbloccato? Il formaggio. Sembrava un formaggio, però aspetta un attimo, dormi. No. Formaggio. Lo metto nel menu. Quindi ora posso... Però non posso ancora comprare. No, wait, non metterlo nel menu, che sennò me lo chiedono e non ce l'ho. Comunque, guarda quanto ci stiamo facendo, qua. Ah, vediamo se posso organizzare nuovi eventi. Qua. Festa normale? No.
Devo aspettare una settimana. Quindi lo metto qua. No. No, mi sa che devi far passare il giorno perché era ieri. No, non so se era passato ieri. Oh, abbiamo sbloccato anche la griglia per barbecue. Cos'è questo? Sblocchiamo aghe. Ok. Dai, sì, beh, ci sta, ci sta. Oggi abbiamo speso veramente tanto. Eh beh, ma non è banale. Adesso, eh. Adesso sì. Arrivano gli avventurieri. Oh. Ok. Fatto. Comando piano. Ma non è semplice, squadra. Rompe un po' la bestia setata di stanza. Quindi ci sta. Allora, questo qua. Probabilità di successo. Devo scegliere un avventuriero. Difficoltà 40. Quindi io devo scegliere per... Allora, 14... Vediamo proprio. Vediamo se ci metto questo. Vado a risparmio. Tanto dice comunque 100%. Ah. 95% adesso. 95. Aspetta, metti quello da 15. Quello a fianco. Ok. A quello. Ok, spegniamo 99 e iniziamo. Dai, ci sta. Sa come funziona? Avventure in corso, mi dà 10 formaggi? Eccoli qua. Andranno, credo che ti vanno a prendere. Ah, ma allora, allora qua faccio il privé per loro, perché questo è una cosa fuori dalla terra. Faccio... Qua si organizzano le loro missioncine. Fai una stanzina, fai una stanzina in più. Ah, non me lo fa sto muro? Porca miseria. Ma perché mi ha fatto questo? Ho sbagliato io. Fagliela una finestra, magari nella parete quella... C'hai ragione. Non quella che dà sul lago, se non vuoi, ma... No, oh, sul lago, almeno più carina. Ah, ci sta, ci sta. Ah, se voglio fare 90 stream mi tocca. Vabbè, io ho finito con Bloodborne, l'ho speedrunnato, l'ho platinato e fatto tutto. Da domani si parte con Dark Souls. Sì, Dark Souls domani. Sì, sarà preso. Ma hai preso tutta la trilogia o solo il 3 o solo l'1, che ne so. Quello hai preso, squarta. Allora. Ah, tutti, ok, la trilogia che era uscita poi su Play, per Play 4, mi pare. Vabbè, ci sta, squarta. Ok. Ah, nel mentre io... qua vogliono soldi! Deve iniziare a fare più tavoli. Così guadagniamo di più. Ah, posso anche avviare altre avventure intanto, ok. Ok. Come funziona invece la cosa del barbecue? Damn. Sì. Guarda che bellina che è. Però in teoria il barbecue non dovrebbe prendere aria. Faccio uno spazio fuori. Vabbè, ma faccio poi in cammino. Ma tanto non credo che ti faccia qualche problema. Dove lo metto? È lì vicino nella stanza di... Lo puoi girare? Sì. Bravo, così nell'angolino. No, non lì. Qua? Nell'angolino opposto. Qua. O lì oppure dall'altro angolo. Allora, metto qua. Ora muoiono intossicato. Oh, sto finendo la limonata, cavolo.
E anche oggi abbiamo speso un bel po' di robine. Però ci abbiamo sempre un po' di soldini. Vedo che inizio abbastanza statico sul giocare con noi. Grazie di me ancora per avermi convinto a giocare. Ma figurati, e vedrai che ti appassionerai tantissimo anche ai Souls. Anche Dario, lui è partito con Bloodborne. Poi l'ho costretto a giocare Dark Souls e se ne è innamorato. Mi ringrazierai poi anche per i Souls. Oh, partita. Ah beh, nonostante le spese siamo andati in perdita solo di 64. Beh, 64, onesto, onestissimo. Infatti. Ora abbiamo i formaggi, ancora no. Devo fare più tavoli, comunque. Ho bisogno di più gente. Ok, perfetto. Inizio a fare un po' di tavoli, Samu. Vai, vai, poi fagli anche le luci, che se no non vedono niente. Mizza, potrei fare il tavolo lungo questo qua. Però aspetta. Sai qual è il problema di avere il muro? Però è che la banda è soltanto qua. E poi gli altri che sono qua non godono della musica. Per carità, magari c'è chi vuole stare nel suo e... O fai un'altra porta di là, nell'ultima parete, così si sente. Oppure chi se ne... Oppure fai apposta, scusami, la sala per chi vuole la musica. Aspetta, no. Guarda come ti risolvo il problema. Ah, dico, la sala anche per chi la vuole. Guarda. Ah, ok, la mezza parete. Sì. Butto giù queste. Com'è meglio, secondo te? Questa? No, forse questa. Cioè, così? Sì. Oppure, cioè, se no spendo soldi. Quella là con... No, sai cosa? No, così è più carino. Come ti sembra, così? Sì, così va bene. Così se si devono insultare, riescono a insultarsi anche da una parete all'altra. Ah, però aspetta, ho perso l'illuminazione. Se invece faccio... Aspetta, wait. Se metto l'altra, posso mettere in mezzo qua la candela. Dicelo qua. Ok. Ah. Mentre che inizia, Miyazaki bastardo, si insultano senza entrare in contatto, così non si picchiano, esatto. Oppure si lanciano da un muro all'altro cose. Ok. Cosa abbiamo qua? Livello successivo. 20. Ah, metto intanto questo qua. A rompere balle. Ok. Sono tornati i miei avventurieri. Oh, ho completato. Mentre è stato andato e tenuto 10. Oh, ora posso fare quella sagra lì. Prossima avventura, altri 10 di formaggio voglio. Ma per ora puoi solo fargli prendere formaggio agli avventurieri?
No, ci sono altre cose. Ok. Barile di... Lo compro. Tanto qua l'alcol aumenta. Oh, ora che abbiamo anche il formaggio. Cos'hai preso? Ale. Ok. Non so cosa sia. Però l'ho preso. Facciamo un attimo un save, che nella vita non si sa mai. Ecco. No, perché spontanisti? Oh, Rob. Stai proprio i soldi. Ma perché attaccati i soldi, che sono? Frederick anche. Guarda quanto... Oh, per la prima volta anche Lana non è contentissima, eh. Già, inizia. Perché si dice, ma tutti gli altri guadagnano un sacco di soldi, io no. Io no, sono povero. Povera. Comunque è fantastico come siete ricchi con tutte quelle monete d'oro, che se non fosse per il periodo storico sareste già in pensione senza dover più lavorare. Esatto, vero, esatto. Ciao Jack! Ciao Jack, come stai? Come va? Come va? Ok, mi servono nuovi tavoli. Senti. No, aspetta. Con calma. Stavo dicendo, Samu... E se mettessi qua... Metto un attimo pausa. Se mettessi qua il tavolo lungo, in questa stanza, tipo... Ne metti due. Costa 600 uno. Non ce l'ho i soldi. Metti ora uno, vabbè, e sì. Dopo ne metti un altro. Tipo, non lo so, lo metto... No, li giri. Gira dall'altra parte e ne metti uno a fianco all'altro. Qua lo vuoi, sennò... tipo? Però che ci sia lo spazio per metterci le no, credo, sedie. Credo di sì, i posti. C'è la panca lunga o devo fare... Però controlla che ci stia... Che ci stia i posti. Sì, panca deluxe. No, da due persone. Due... No, faccio... Devo fare due di queste. Sì, scassano perché non c'è proprio tanta luce qua. Ora ve la faccio. Scusami, a sto punto, già che tanto è così, lo attacco. Attacco di qua. Nell'angolino, un po' appartati. Sì, no, non mi piace l'angolino. Tanto... Meno così, questi qua hanno un po' di spazio, questi da questo lato, sarà un casino. Ah, tutto bene, Jack, che ci racconti di bello? Allora, cosa succede qua? Oh, facciamo fare il livello. Ah, ma sono ancora in pausa? No, vai, ripiglia. Velocità normale. Frederick, fai il livello. Oh, guarda che felice quando fai il livello, bravo. Frederick. Per forza, quando ogni volta che fai il livello gli aumenti lo stipendio... Certo che è felice. Ah. E anche questa giornata si è conclusa. Avremo speso un sacco di soldi. Però sta andando bene anche in generale. È buono. Buono. Siamo contenti. Siamo contenti. Sì. Di nuovo in stragarosso che abbiamo fatto un po' di spese. Dobbiamo iniziare... Oh! Cosa? È un gadero? No. Che succede? Un filmatino. L'avevo visto. Bastardo! No! Mi ha rubato un barile! Fermatelo! Qualcuno chiama un buttafuori! Una guardia! Un uomo armato d'ascia! Se la corretta l'abbia appena rubato uno dei tuoi barili. Assicurati di assumere una guardia in modo... devo assumere una guardia adesso. Il boia di prima. Guardia di sicurezza. Allora, aspettate. Cacchio, cosa mi ha rubato? La birra! Mi ha rubato la birra! Merita la morte! Merita la morte! Ma porca miseria, porca!
Non c'ho manco i soldi per ricomprarla adesso, devo aspettare. Ma santo cielo. Fly. Allora, aspettate. Guardia di sicurezza. Abbiamo Henry, Talbot, Frederick o chi? No, Henry. Mi piace Henry. Che c'è anche... sì, Henry c'è anche... Ha rubato il birro. Harry. Prendiamo Henry. Thierry Henry. Organizziamo l'evento, quello lì del formaggio. Ha rubato il birro, assumete uno sbirro, dice Squirt. E ora, appena ho 200, boom, compro subito la birra perché è essenziale qua. Ok. Maledetto. Assumete, guarda, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso. Ah. Però sta venendo bene. Quasi quasi, sai cosa? Poi butto giù anche questi muri e faccio anche qua il separate, diciamo. Ci sta, ci sta. Così almeno rendi tutto uniforme. Ah, abbastanza bene, Jack. Abbastanza bene. Abbastanza bene. Io mi sto preparando per gli esami di gennaio e febbraio. Tanto io stanco. È addolorante, però... Come sempre, però un dai, non è diverso dal solito, nel senso, quindi bene, dai. Ah. Ragazzi, ve lo chiedo là, ve la butto lì, ora che siamo un pochino in un po'. Siamo un pochino, un po' in là. Non so parlare, vabbè, niente, io vi chiedo. Vi interesserebbe se vi facessi vedere la prima, le prime due orette, più o meno, di Guardia della Galassia? Chiedo, no. Se volete. Perché c'era qualcuno che chiedeva sul gruppo dei sub, quindi chiedo anche a voi in live. Ve ne frega qualcosa? Ovviamente non ci facciamo la serie perché il gioco non dura poco. E quindi... Ditemi voi, Per me non cambia... Però dice va benissimo. Era anche. Jack dice che va bene. Ah, no, Samu, vedi? Poi... Si può fare, posso cambiare i prezzi. Grazie, Squirt. Vedi, te l'avevo detto che potevi. Bene, alza il prezzo dell'acqua. No, Mitz, guarda. Guarda se aumento, anche solo di una monetina, quanti clienti al giorno perdo. Vai a vedere. Ah. No, lascio così, dai, per adesso lascio così. Oh, grazie, Squirtone. Scusa, ma puoi anche portare il mondo magico di Barbie? Vai, io il mondo magico di Barbie con Samu lo vedrai. Nel senso, deve essere interessante. Ma la guardia dove sta? Dove sta Henry? Oh, qua c'avete altro formaggio, bravi. Mentre, altro annuncio. A metà, perché non voglio spoilerare. Ma ragazzi, ci stiamo preparando per portarvi un ospite che voi non avete idea. Già. Voi non avete idea. E probabilmente, e questo lo possiamo già dire, probabilmente non ci sarà il Back to the Podcast questo lunedì, ma lo recuperiamo in settimana, perché ci sarà un grande, grandissimo ospite, ragazzi. Esatto. No, non è Dario Moch. Non è Dario Moch. Lavoreremo anche però, per questo. Però Mitz. Però comunque uno, cioè insomma, che secondo me tutti voi lo conoscete, quindi credo, è comunque uno abbastanza famoso nel suo campo. Perché Brumotti? Perché dovremmo invitare Brumotti? Ok. Ah. Sabacchi. No, Sabaku, Sabacchi. No, non è Sabaku, non è Sabaku. Ragazzi, anche se lo indovinate, ancora non ve lo vogliamo dire, esatto. Perché ancora è da non stiamo sicuri al 100%. Ci sono ottime probabilità, ma non è sicuro al 100%. Quindi, per non fare anche brutta figura, per ora stiamo zitti, non diciamo esatto. Nulla. Però sappiate che stiamo lavorando dietro le quinte.
per portarvi grandi ospiti, ragazzi. Già. Grandi ospiti. Scusa, ma se butto giù il muro? Ah no, prende... Ok. Ciccio Gamer. No, non è Ciccio Gamer. Per goliardia. Ah, che bello, la nostra caverna. E niente, Squarta è partito ed ora spara tutti i nomi che gli vengono in mente. Esatto. Ma da quando per riscattare i giochi dall'Epic mi chiede il captcha? No, ogni tanto lo fa, eh. A me non è mai la prima volta che capito. Aspettiamo un po' il vino. Un po' questo. Un po' la limonata. Ok. Oh, siamo in guadagno. Iniziamo il gioco. È una bar. Joker. A me le mettono così piccole. Se immagini che. Ma come ritento? Ah, ok. No, me l'ha dato lo stesso. Ok, va a cagare. Luca Toni. Ragazzi, ma sapete che poi prima o poi vogliamo provare a invitare qualche sportivo. Qualche sì. Sportivo. Ma ora, ragazzi, non pretendete Cristiano Ronaldo. Però a uno l'abbiamo anche scritto veramente, però non ci ha risposto. Ovviamente troppo. Però magari qualcuno di Serie B ce la possiamo. Sigaribbia, che lo conosciamo io e te, Fra. E neanche sua madre lo conosce, Sigaribbia, probabilmente. Come fosse che Gamer Tavern ma senza di. Come no? Santo cielo. Ah sì. Dylan non so... No, Dylan non la capisce. Squarta, okay. Dylan non la capisce. Ma cosa? Sai chi è Joker? Lo youtuber Parastreamer Joker. Ma okay, il fratello. Ciccio. Ok, sì. Fratello sì. Ciccio Gamer. Una volta fece un video e sbagliò il titolo. Cioè? E scrisse il titolo come fossero i calciatori senza denti. E quindi santo cielo, è nato il meme, tutti quanti a pigliarlo in giro. Però dai. E beh, ci credo. Diciamo che è un po' un fail. Perché lì non è che è un errore di battitura che hai sbagliato una lettera, hai proprio sbagliato il verbo. Hai proprio sbagliato e il non... verbo, esatto. Ma tappeti? No, tappeti non li voglio. Sì. No, mettiamo dei bei tappeti. Bello questo tappeto lungo. Però salutiamo tutti questi grandi youtuber, streamer che ci seguono. Ciao ragazzi. Anche se sbagliati i verbi fa lo stesso, succede. Ah, il tappeto, metti. Ma io farei sì. Un bel parquet di quello. Io, allora, aspetta, farei una roba. Santo cielo, chissà cosa succede se gli sposto. Sicuramente Pepe Guardiola viene. Avete invitato Jeff Bezos. No, lui non lavora con gli streamer, gli fa schifo Twitch. No. Jeffy. Chissà se, secondo me, raga, Jeff Bezos farebbe mai una live su Twitch. Cioè, è suo Twitch, quindi. Immaginate se Jeff fa una live e viene bannato. Per goliardia, eh. Ma perché questo spostamento? Io mettiamo un tappeto. Ma devi rompere le scatole. I poveri clienti che stanno mangiando, lasciati lì col cibo sospeso nel vuoto. Non so io. No! Cosa? Ti sono arrabbiati tutti i clienti. Te l'avevo detto che non dovevi farlo. Ma io pensavo che automatizzasse. Te l'avevo detto. Vabbè, poco male. Fanno schifo. Noi possiamo anche continuare a vivere senza di loro. Sì, ah sì, davvero. Però quelli no, dai, quelli almeno sono rimasti. Oh, guarda com'è più carino adesso il locale. Guarda che carino locale vuoto senza clienti. Guarda come è più carino. Beh, ora poi arrivano. Digano onestamente possiamo... te lo sei meritato. Bene. Adesso possiamo fallire, ma almeno abbiamo il locale carino. Ah. Elon moschettiere. Dice Squarta. Ah, andiamo a mettere proprio lui. Formaggio.
Cosa questo? Ah, ok. Vabbè, dai, qua. Per riprenderti, io organizzerei una festa, così almeno ti riprendi, sì, un po'. Sì, sì. Formaggio quanto ne abbiamo? Ma io gliel'avevo detto, fra. Raga, no. Ok, ho organizzato una bella festicciola. Ma sei in rosso di almeno 2720 d'oro, dire sì, ma me l'abbiamo detto a Peti. Ehi, vivi sotto un ponte, dire sì, ma almeno abbiamo detto a Peti. Se vuoi mettere. Samu, no. No, fra. Ci sono giochi che non giocherei mai. Un paio, in realtà, di quelli che proprio non giocherei mai, e uno di questi è Minecraft. Comunque mi chiedo, dov'è il buttafuori qua su? Ah no, probabilmente c'è solo di notte. Il tipo che ho assunto. Ma te fra, scusa, ma Minecraft ve lo giochi su PC? O su Play? O su Play PC? Nuova console. Che in realtà per il PC potrebbe essere quando uscirà lo Steam Deck. Praticamente sarà un computer portatile per giocare da gaming, una console computer. Sì, ma può rimanere lì dov'è, fra, guarda. Ricordami quando finisce la giornata che devo spostare tutto di uno più in qua. Ah, quindi ora lo spostamento neanche ti va bene. No, è giusto. Ai lati. Ora devo spostare un pochettino più indietro. Guarda che... Oh, è felice lì. Oh, ha fatto il bello, bravo. Ha fatto il bello. Oh, il nostro Henry. Ah, possiamo anche prendergli della roba migliore, eh? Ma... ti prendo una spada più figa. Comunque... sì. Dopo che magari fai la festa, potresti far prendere anche l'altro musicista. Sì. Non hai detto una cagata. Ricordi che tra poco dobbiamo provare anche l'altro giochino che ci hanno dato, eh. Ah, già. Ma questo qua mi sta piacendo un sacco, ragazzi. Ah, interessante. Oh. Non sedetevi. Ok. Devo spostare. Allora, intanto aumento il musicista e sposto qua tutti di uno più in giù. Ah, ok, così. Ok, via. Ma la festa l'hai messa? Sì, organizzata c'è oggi. In codesto giorno. Mamma mia. Ah, proprio bellina la nostra taverna. Raga, aiutateci a diventare grandi su Twitch, che ci compriamo una taverna. Aspetta, dai. Proprio subito, primo stipendio, beh. Come fallire in due secondi, vai Dylan. A parte che qua da noi la taverna non so quanto, insomma. Sì, sai quanta gente c'è che andrebbe nei locali tipo pub, taverne, in quello stile lì? A Genova non so quante. Più di quanto ti immagini, secondo me. I pub vanno. Io preferisco prendermi i soldi da Twitch e fare dell'altro. Devo cambiare una cosa dei pop-up. Poi, a fine gara. Ho fatto un meme sui tappeti. Voglio vederlo. Cucina, vabbè, sicuramente i fornelli fra. Assolutamente. Samu è l'uomo addetto alle birre.
E io invece sarò l'uomo addetto ai whisky, agli scotch. E il cameriere? Prendiamo una tizia a caso, di bel aspetto. Così. Una poi, soprattutto. Una o due di bel aspetto. E niente. Ai ai ai. Scusa, ma sta griglia con... Ma il cammino... Io volevo il camminetto. Guarda che non ne faccio uno, quindi sono arrugginito sul fare meme. Dice squarta. Vai, vai, ecco qua il camminetto. Se io poi dovessi... Oh, ma c'è ancora... Ma se io tipo... non adesso, ma se vorresti prenderlo... Dove potrei metterlo il camminetto? Se... in sta stanza ci sta bene. Io tipo... so che il cammino... Di solito si mette con la come si chiama, la struttura che prosegue e poi va fino al tetto. Quindi boh, qua non si vede il tetto, quindi non ti saprei dire come ci sta. Però sì, nella stanza quella più libera direi, quella che hai fatto, la seconda che hai fatto. Ok. Allora, questo è l'unico template che ho trovato più adatto alla situazione. Ok, vai tranquillo, squarta. Poi quando vuoi mandacelo su Discord, così lo vediamo sul gruppo. Guarda, Telegram. C'è Henry! Io ho anche potenziato la sua... bravo Henry, bravo. Ma non l'ha ucciso, ma no, ma che delusione. Bravo. Iniziamo un altro evento. Ok. Oh, la ricompensa dell'altro evento. Telegram squarta. Perfetto. Poi. Ci sta, squadra. No, vuoi vedere anch'io? Dove ho mandato su Telegram? Sì. Vuoi vedere? Qualsiasi imprenditore di successo con i segni. Anche se non so come... Bello. Di là dei tappeti, una storia magica. Bello, mi è piaciuto. Raga, se volete fare felice Dylan, non regalategli, che ne so, una nuova videocamera... o qualcosa del genere, non so, una console. No, regalate i tappeti. I tappeti. Date dei tappeti a Dylan e lui è contento. Ma raga! Buonanotte, Jack, grazie a te. Buonanotte, Jack, alla prossima. Ma quando arriviamo a 120 di queste cose, sblocchiamo come cameriera. Marione la cameriera. No, ti prego, Samu, ci fai una foto col cellulare che poi gliela mandiamo a mano. Vai, aspetta, dammi il tempo. Mamma mia. Maglione, top. Quanto cielo. Vai, fatta. Cameriera d'elite, tra l'altro, Iniziamo a mettere anche il formaggio nel menu, dai. Tanto ne abbiamo un bel po'. Siamo messi... siamo ancora con il vino. Ricarichiamo un po' il vino, va? Ah... L'hai preso l'altro musicista poi, sì. Sì, guarda. Un'altra ragazza. Ah, scusa un attimo, provo delle cose. Io do un altro potenziamento ad Harry. Compro questa armatura più bellina. Che Harry se lo merita. Sta facendo cose. Harry sì. Ma potresti anche assumere del personale, volendo. Potrei. Però, per ma adesso. Non lo faccio. Per adesso. Per adesso non ce n'è bisogno. Metti l'altro tavolo nell'altra stanza, l'altro tavolo lungo a fianco. Bravo. Guarda qua un po' di quest da organizzare. Ah. Devi decidere se ci vuoi mettere due o tre di tavoli.
anche il terzo, volendo, lo puoi mettere anche per lungo. Dall'altra, in basso. Sai cosa? Se poi vuoi. Posso, intanto, questo qua, a sto punto, essendo che tanto un altro non ce ne sta, lo attacco qua, così. Sì. Poi vediamo un attimo. Ok, intanto ho messo questo, poi vediamo. Oh, la roba ha fatto livello. Un po' di velocità. Ah, mia grande Rob. Mitico Rob. Mancano ingredienti in alcune casse. Allora, qua ricarico tutto e anche qua. Ah, come, ho finito i soldi? Come? Come fai ad essere così povero? Non ti preoccupare. Che li facciamo subito! Subito! Istante in questo gioco. Ma mia, era ricco, aveva più di quasi 2000 monete, ci avevi. Costato dal tavolo. Ah. Abbiamo fatto un bel po' di spese oggi. Però guarda, ci mettiamo poco a risalire. E spendiamo. Mamma mia. Spendiamo, spendiamo, risaliamo, spendiamo, risaliamo, spendiamo e così via. Ah. Non vedo l'ora di sbloccare. Ma io, raga, ho visto che vi è piaciuto. Ve lo riporto. Voglio sbloccare insieme a voi anche il piano superiore. Ma ce l'hai una... un bordo, non so come chiamarlo, da mettere per unire tutte le travi che ci sono lì dove c'è la mezza parete che divide le due stanze. No. Un bordino alto. No. Tipo quello di pietra che c'è nelle altre. No. No. È perché è proprio fatto così questo. Ci sarebbe questo, ma manca la cosa sotto. No. A parte che comunque qua... qualche finestrella. Più carino. Ah. Ah, guarda quanto ci facciamo. Beh, stiamo guadagnando abbastanza bene. Dai. Allora, ragazzi, 8 minuti, poi vi porto un altro giochino che ci hanno dato, volevo portarvelo, è un survival. Magico, magico. Magico. Qua. Procede. Sa quanto abbiamo speso a fine di questa giornata? Ma posso zoomare così tanto? Oh. Vabbè. Abbiamo speso un bel po'. Però, dai. Che li facciamo instant. Qua abbiamo la nostra band. Ah. La ricerca come siamo messe? Sì, perché stavo leggendo cameriere. Sì. Dobbiamo assumere un'altra cameriera. E un altro cuoco. Assumo un altro cuoco, dai. Infatti, dicevo, se i clienti non si aumentano, io farei un altro cuoco, dai. Abbiamo Harry, ma ce l'abbiamo già. Rob, ce l'abbiamo già. C'è un Abram e un Adam. Allora, Io direi Abram, perché almeno è vestito diverso da quello, sì, che hai già. Sì. Solo per quello, non per altro. Ciao Abram, benvenuto Abram. Lui è Rob. Rob, Abram. Abram, Rob. Non litigate, fate i bravi e non picchiatevi. E non rubate il cibo. Ok. Prendete un po' di carne. No, costa un botto. Questo non so cosa sia. Prendete questo. No, non ce la fa. Tutti qua. Mancano degli ingredienti.
Però mi vanno a prendere il prosciutto. Occhio, quanto spendi? Sì. Qua. Vabbè, l'acqua la posso rifilare perché tanto è gratis. Ok. Ma che carini che sono. Ma scusa, ma loro due sono cuochi, giusto? Sì. Ho una semplice domanda. Sì. In che modo cuociono le cose? Non ti fare. No, perché io li vedo lì davanti a un banco di legno e non si muovono mai da lì. Loro possono. Ok. Basta sapere questo. Oh, la festa è andata bene. Chiedo a Fra che è cuoco. Si può cuocere qualcosa senza fuoco? Su un tavolo di legno senza l'aiuto di... Cioè, tipo, guardandolo così. Se sei Superman, sì, perché hai la vista quella... con la laser, oh. Quindi... Okay. Io manco organizzato un po' di eventi. Certo, okay, scusa, Fra, vabbè. Vedi? Vedi che si può? Io non sono cuoco, non me ne intendo. Con l'uso del pensiero, infatti. Assolutamente. bella. Si chiama tecnica Handanovic. Eh? E niente, devi capire che Handanovic è un portiere, che è il portiere dell'Inter. Sì. E lui per parare la palla, quando arriva un tiro, fa così. La guarda. E... perché? Però diciamo che non è... di solito non funziona, ecco. Ma ha dei disturbi? Non lo so. Forse. Sai, non è giovanissimo. Quando era più giovane, in effetti era più forte. Non vorrei che magari con l'età non si voglia più buttare tanto, perché poi sai, problemi di schiena. Insomma, sì. Si iniziano a farsi sentire. Magari per quello, non lo so. Perché 20 su 20? Però pensa che quel portiere lì l'anno scorso l'Inter è riuscito a vincere lo scudetto. Vabbè. Ah, questo nome ti dice quanti altri ospiti entrano tutta la notte. Ok. Che bello. Ah, oh, è un'altra giornata. E comunque. Io, amici, salvo. E continuiamo una prossima volta. Sono contento che vi sia piaciuto, perché a me sta piacendo. È simpatico. È veramente simpatico come gioco. Sono contento. Abbiamo una taverna adesso, ragazzi. Esatto. Ah. Cos'è la modalità sandbox? No. Voglio godermi la cosa. Oh, e ora preparo. Cambio un attimo categoria, titolo. Preparo un survival. Proprio Iddu. Un survival magico. Allora, vediamo un pochettino. Come si chiama questo giochino? Disterra! Questo survival particolare? Disterra. Allora, aspettate. È un survival PvP PvE. Io credo che Fra stia parlando con me. No, Fra. Mai. Scusa. Ok. Piuttosto.
con The Quiet Man. Ah, ok, allora niente. Stavo parlando con te, non con me. Cosa? Allora niente, basta. Cosa dice? Di andare a giocare a Minecraft. Per goliardia. Un attimo, se sono in live non posso. Anche se ho, se un giorno vuoi, quando non ci sono io. Come me lo avanti. Dici? Sì. Quando vuoi me lo dici? Per me non è un problema. Se vuoi portare Minecraft, vai. Perché no? Finché non è Fortnite su questo canale, puoi portare un po' quello che vuoi. Concordo. Basta che non sia forte. A me piacerebbe riportare Age of Empires anche. Ragazzi, anzi, ma che ne dite se tipo un lunedì ci spariamo un Age? Io ci sto. Gogliardico? Io ci sto, un Age goliardico. Ci sto. Potrebbe fare. Un attimo che sta caricando. Hello Kitty. Hello Kitty, sai che non è male. Ci può stare come giochino. È goliardico, simpatico, cioè tenero. So cute. E ci divertiamo un mondo. Ma c'era un gioco? Ora non mi ricordo quale. C'era un gioco online con gli orsetti. Ed era un MMO. Wow. Ci aveva fatto anche la live Yotobi, mi sembra. Ma era carino. Immagino. Come mai non parte? Quanto ci mette a caricare? Ti sbrighi di sterra! Freddy Spaghetti, sì. GG per Freddy Spaghetti. Abbiate pazienza, guys. Sta caricando. Oppure un gioco senza nessun bug che sembra un gioco assolutamente next gen potrebbe essere la nuova trilogy di GTA. Sì, esatto, gira benissimo. Non dà gira problemi. Benissimo, non ha problemi di frame rate. Graficamente sembra davvero un ottimo lavoro, proprio next gen. E quindi sì, dai ragazzi, si può portare quello. Ma allora, forse raga, io, scassa io un veramente. Botto, fa vedere un po' Freddy Spaghetti. Io veramente non ho parole. Rockstar Terracite. The fourth fire of civilization. The discovery of this revolutionary energy source excited the entire world. Through repeated fierce competitions and raving wars, Cos'è? Revolutionized science and technology. Ma cosa sei, uno spaghetto? Humanity was becoming great beings. Ma è bellissimo! Ma è stupendo! They were able to control the weather and gravitation in space. È troppo alto il volume, va bene, guys. Earth was violated by her insatiable inhabitants. A few scientists warned them of the doom that their greed would bring about. A me sembra che vada bene il volume. Eventually, her smoldering resentment flared up. Cracked lands. Scusate, la musica mi sono fatto prendere. Ok, thank you. Aia, scusate. Praticamente delle cose brutte hanno distrutto tutto il mondo. Storia nuovissima e mai sentita. Mi piace. Dai, su, via, non facciamo i pignoli. No. Mi sento. È un survival. Ci sono survival. Però vediamo questo qua. No. Se a livello di gameplay com'è. Ci sono le navi che sono andate nello spazio. Sì. Ve lo ricordate il film Wall-E? Le navi che avevano preso gli umani e avevano portato nello spazio. Poi su queste navi. To living in the extraterrestrial margins. The fear of the sudden end seemed to be forgotten in their memories along with Earth. Comunque, before long, however, la presentazione mi piace, è fatta con i disegni così. Their home planet, having failed to find an alternative resource. Mi piacciono gli artwork. Humanity was being driven to energy depletion. Come siamo international, come siamo British. There remained only one choice, and that was to bring Terracite from Earth
However, it was so obvious that mining Terracite would repeat the catastrophe. Dai che voglio giocare! Voglio vedere com'è il gioco. Orbis put the names on the list of volunteers for this dangerous journey. Per questo viaggio pericoloso. Sto guardando per la trilogia, non quella di GTA, vero? No, no, quella di Dark Souls. E come dice la limited edition di Dark Souls 1, che non si chiama Limited Edition, ma si chiama Prepare to Die Edition. Of course, with Terracite. Ok. Posso giocare? Dai. Allora, intanto devo sistemare un attimo. Ah, vabbè, 50. Quanto va bene? Grafica devo cambiare assolutamente perché darà problemi in live, sicuro. Ma graficamente com'è? Nel senso, un gioco. Aspetta. Che sfrutta diciamo il next gen oppure no, vabbè, no, oppure no. Non è male, per essere, ora io non so, non mi ricordo chi siano gli sviluppatori, però graficamente non è malaccio, Ok, andiamo in server online, andiamo in single player, andiamo in single player o server online, guys, dove andiamo? Ma se vuoi far vedere il gioco un attimo con più calma, single player, se invece vuoi andare boh di ignoranza, vai già online. Dai, andiamo online. Ce ne sbattiamo le palle, no. Andiamo qua dove. No, ho sbagliato. Sono entrato nel. Perché ho provicchiato 10 minuti. Sono entrato nel mondo che ho con Gippo. Quindi mi sono già fatto il personaggio. Lo facciamo insieme, ora è. Vabbè, in realtà non ho fatto nulla. Ho fatto il personaggio e ho raccolto dei minerali. Poi stavo girando a caso per trovare Gippo, ma l'ho perso. Quindi. Però se sei nel mondo che hai fatto te, non ci sono altri giocatori, credo. No, è un server online. Però aspettate, esco e lo metto su nuovo. Appena. Ho un po' di pazienza. No, ho cambiato la grafica apposta perché non vorrei magari. Ah, mi hanno ucciso. Ah, quindi quando muori, quando ti sloghi rimane il corpo. Ok. Mi ha ucciso questo tizio. Grazie. Io vorrei. Ah no, devo prima. Oh, andiamo alfa. Alfa beta. Tanto aspettate, entro in un server nuovo e buona. Ma mi scusi una domanda, buon uomo. La beta di quello che era di The Cycle è finita, vero? Non ci credo, si può più giocare. Credo di sì. Allora, aspettate. Controllo. Vado al lobby. Così disinstalla, almeno faccio un po' di spazio. Carino come l'hanno di fatto a The Cycle comunque. Oh, allora, official è. Server. Carino, ci sta. Eu, non ce ne sono altri EU? No, c'è quello. Ah no, eccolo qua. Oh. Possiamo essere soltanto uomini. Per adesso. Abbiamo questi preset di faccia. Allora, io. Facciamo. Facciamo un. Dov'è? Dove sono i capelli bianchi? Voglio. Col braccio bionico. Questo. Non capisco se si può ancora giocare oppure no. E ho chiam... dice che esce nel 2002, ma dice che si può giocare, mi sembra. Boh. Lo chiamiamo. Non mi ha fatto scegliere il nome. Però per no. Com'era. Io ho chiamato Gino. Gino. Chiamiamo Gino. No. Gino ci sta. Però è un vecchio con i capelli bianchi afro. E un braccio bionico.
È Gino, allora... è Gino Cyberpunk. Gino Punk. E ora qua ci vorrebbe tipo il meme di Cyberpunk con la musica Cyberpunk. E ci vuole anche un sottomondo buttato lì a casa. Cambiato gioco, sì, stiamo portando questo survival che... che finora abbiamo visto solo caricamenti. Finora abbiamo visto solo caricamenti. Vediamo un po' com'è. Però non vi preoccupate, Tavern Master ve lo riporto perché ho visto che vi è piaciuto tanto e mi è piaciuto tanto anche a me. Va a cagare, va bene. E niente. One of the pioneers. We keep searching and helping the outcasts. No! Ti odio, Squarta. No! Ok. Grazie, Vanessa. Ok. Devo craftare. Devo craftare un agon e le munizioni. Ok, craftiamo. Posso mettere in coda? Posso mettere in coda? Povero Dylan. Prova a sinistra, mi guarda. Bevi, beviamo. Finito l'acqua. Aspettate. Speriamo che non mi ammazzino nel mentre vado a prendere dell'acqua. Io spero che lo ammazzino così. Poi deve anche ricominciare tutto da capo. Ah. Squarta, sei un po'... sei un po'... Però giusto, no, ci sta, Squarta. Dice, dopo averti fatto godere Halo... quello c'era, è stato Squarta, è stato anche bravo. Vabbè, no, no, c'è ragione, c'è ragione. Adesso doveva riequilibrare l'universo. Era stato buono, ora poi doveva essere cattivo e... ci sta, ci sta. Allora qua, pistolino. Ok. Vabbè, okay. Dai, però, poverino. Adesso è troppo. No, vabbè, dai. Cioè, devo mostrarvi il gioco. Cosa vedo? Non vedo nulla, porca miseria. Mamma mia. E niente. Che persone... cattive. Tanto devo fare il tutto. Raga, io se non vedo. Bravi, allora, ragazzi, bravi, continuate così. No. Devo prendere del cibo o delle piante. E io come le vedo le piante adesso? Tanto mi devo muovere Dylan, soltanto con la sinistra. Dylan entra in modalità novantenne che legge il giornale. Sì, che mi muovo anche come. Vabbè, no, vabbè, andate. Ma andate a fare. Ma no, povero Dylan, odio. Povero Dylan. Ti odio. Ragazzi, grazie per aver per rendere interessante questo gioco. Sì, ma io prima della mezzanotte volevo anche giocare. No, no, che solo per un minuto. Vabbè, almeno 5. Almeno 5. Perché Jet ha dato il malus degli occhiali e ci fa solo per un minuto. Cagare, Samu. Ragazzi, ma Samu, scusa, dovrebbe durare 10, te lo faccio durare la metà. O no? Le cose giuste. Vabbè, ma perché? Le cose giuste. Ok. Oh, hai speso dei punti taverna? Dei punti canale? Almeno la metà. È giusto. Samu, guidami dal cibo, da qualcosa. Dal cibo, io... a parte che dovresti streamare perché io vedo anche col delay della live, però... Ok, ho trovato una pianta, va bene. Devo trovare dei terra, sai. Non cos'è, so un cosa terra, sia sai. Il... che ne so io. Credo che sia... da questi cosi, devo muovermi. È una live fantastica. Riscatto per 5 minuti. Samu può usare solo una vocale. Solo una vocale, attenzione. Posso non parlare, però posso scegliere quale, giusto? A quanto pare sì. La E. Che pese semplice. Mi sento Geppe. Senti Geppe? Vai, batte Geppe. Jeff, se Tevs. Io sto facendo un tutorial qua. Ok, la pietra. Dobbiamo prendere la pietra. Io non vedo nulla. Che mi vecchie chiere. Vabbè, ma qua adesso. Andate vicino al microfono. Ci sentite? Deve questo parlare.
Ma che c'è? Questo video del gameplay di giochi. Noi qua stiamo videogiocando a cose. Adesso stiamo, ci accingiamo a cogliere la pietra. Abbiamo appena effettuato questo compito molto difficoltoso. E come potete vedere, io purtroppo ho un problema. Posso soltanto fermi a sinistra. Sono sei hello, Roger? Say hello, Roger. Say hello, Roger. Hello, Roger. Hello, Roger. Mettere le lente. Oh. Ok. Che bello il caos. Nege. E che me feceve e per l'ere. Tette. Che sene. Presidente. Aspetta. Così, con casa, così. E in menete. E non sto. S-S-M-R. Che siete? Ora ere parlere così. Che sei? Per chente tempe? C'è. Veppe. Mi desegge. E io metti te. Slash. Sì. E nettem. Posso? Ere. Io rimetto le luci. Prevere. Sì. Deva. Va bene. Tre. Oh, ciao. Tre in menete. Pesse. Ciao. Per l'ere. Mermere. Ma c'è. Eccole c'è. Abbiamo ucciso un cervo. Pelk, si chiama Pelk. Eccole. Sto scherzando. Pelk. Cos'è un Pelk? Oggi c'è. Come faccio questa cosa? Se le SPM. Ok, allora amici, io riprendo a usare i tasti. Svare!
Oh, basta, io posso tornare a parlare normale. Io che poi facendo lei mi sono dimenticato completamente. Sei la È il delirio oggi. Ok, allora. Io devo uccidere questi. Tutto bene, amici? Non ti beggo. Non si può guidare. Bene, so io vado, leggo un po' e poi dormo. Va bene, Jesse. Buona lettura e buonanotte. Ah, un sleeping bed. Presidente. Io non so dove si trovano gli oggetti. Boh, esploro un po'. Dai. Oh my god. Oh. Che cosa? Ecco. Oh. E no, qua ci posso andare? Oggi impazziti. Buona cassa medica. Presidente. Quindi prendi. Guardate come siamo belli. Ah, che bel vecchio afro. Guardate, io devo ancora fixare la cosa che si sentono doppie. E non so come fare. Non so assolutamente come fare. Cioè, l'unico modo è che non le sento io poi. Che oh, va bene, piuttosto che farlo risentire doppie. Però non capisco come mai non me lo faccio risolvere. Ah, posso andare qua sopra, però. Non c'ho le cose per craftare questa roba che mi chiede. Quindi esploriamo, guys. Esploriamo. Noi dove siamo? Siamo qua. Ok, andiamo qua. Metto un... Ok, si può mettere un marker. Probabilmente da qua mi faccio male. Sicuro. Adesso è sulla terra, giusto? Ah, credo di sì. Credo di sì, ma essendo che non ho molto letto l'introduzione, non ne sono molto sicuro. In realtà siamo su un pianeta. Quartone! Grazie per la compagnia. E buonanotte. E per la pazzia. Guarda, ti saluto sparando nel culo a un cervo. Mi sembra giusto. Va bene, squartone. Andiamo. Esploriamo questa casa. Ma sai che... Guarda, rigiocandolo adesso mi sembra un pochettino meglio di quello che... rispetto a quello che avrei detto ieri, perché l'altro giorno l'ho provato 10 minuti di fretta e a parte era notte, quindi non capivo molto, un po' di confusione nella mia testa. Anche quando non è notte tu non ce l'hai. Posso prendere... Oh! Un androide! Fabio fare una domanda interessante. Ma come siamo passati da gestire la taverna a sparare il culo dei cervi? Il semplice fatto che sparare al culo dei cervi è sempre una cosa bella da fare. Ma no, mi dissocio. No, in gioco, guys, è in gioco. Nei survival, perché dovete... No, nel senso, se è per mangiare potete farlo anche nella vita vera. Però Io qua. Però, poverini. Ho un po' di materiale. Abbiamo cambiato il gioco, Fabione, questo fantastico... Tavern Master. Volevo rispondere, tu dici, sì. mi sembra più bello rispetto all'altra volta, probabilmente perché hanno fatto tutti quanti casino e quindi te l'hanno reso più divertente. Ah, può essere. Tavern Master, raga, io ve lo riporto più che volentieri perché mi sono divertito come un bambino e mi piace vedere la taverna che pian piano prende forma. Quindi... Se ritorniamo dalla nostra base... Oh, guarda, un altro cervo. Parliamoli nel culo. No, mi dà la testa, dammi il culo. Ok. Però non è la stessa cosa. Vabbè, vero. Cosa vero, dici? Fabio.
Però, nel senso, se Dylan preferisce così, che gli devo dire? Ognuno ha i suoi hobby. Posso craftare qualcosa, delle cose che mi servono, tipo lo sleeping bag, posso? No, mi serve uno di crow. Poi, terra core, non posso perché sono sfigato. E l'altro cos'era? Ah, la storage box. Quella piccolina. No, mi serve una cogwheel. Allora, continuiamo a esplorare. Ah, devo farmi un po' di munizioni. Ma fate after stasera? Oh, ciao. Salve. Beh, se me lo chiedi con questa voce sexy. No, no, nel senso che... Ah, no, sono ancora 23.55, no, niente. Tra 5 minutini chiudiamo, tra 5 minutini chiudiamo, sì. Ciao, sono Fabio. Ciao Fabio. niente, è un ragazzo speciale. Cioè. È un ragazzo speciale. Lo sapete che io ho dei problemi brutti. Certo, assolutamente. Ma non ti giudichiamo per questo. Ma io dovrei anche mangiare. Dove sono i fagioli che ho trovato? E ricordati, Fabio, che potrebbe sempre andare peggio. Potresti essere Dylan. È bello essere me alla fine. Ma non è assolutamente vero. Anche questo è vero. Ma che se... Ok, un bel po' di cosine. Oh, ho trovato. No, questo non mi serve nulla. Cos'è? Oh, vedo. Così? Ma è ancora. È ancora in chiamata? Ma grazie, certo. Ciao Fabio, grazie. Ma grazie. Si è meritato un bacino da Sam. Vabbè, ringraziate Prime, se no non l'avrei mai fatto. No, non è vero, perché Fabio Generoso la volta scorsa ha sia donato una sub che donato soldi veri. Non è vero. Fabio fa il duro, ma in realtà è un ragazzo generoso. È un ragazzo dal cuore d'oro. Grazie mille, pa. Bravo Babbo, dice però. Comunque, non mi pare il caso di fare, cioè, di leccare così tanto il culo. No, mi dissocio. Ma, no, vabbè, allora Fabio fa schifo, ecco, grazie meglio, a Prime, meglio. Se no Fabio fa veramente, ecco, cagare. Vedi, non avrebbe mai fatto. Bravo, è meglio così, ha più senso. Ok, va bene. Hai un concetto di meglio un pochettino strano, però non ti giudico, nel senso... Oh, guarda, c'era scritto bondage. No! Oh, posso craftare lo sleeping bag. Oh, c'è un player dalla mia casa! Pezzo di... Sparagli. Ora vedi che lui è un cecchino, ti piglia in testa e addio. Lo pusho? Lo pushi mid? Mamma mia! Prima kill! E ti beggo la famiglia! Mi dissocio. Ma no! Gli rubiamo tutto. Mi curo. Ma no, quanta violenza! Dov'è la benda? Sfigato. Comunque, di manca 3 minuti, quindi se vuoi si può anche... Sì, aspetta, devo finire la mia... Dov'è la mia casa? Vuole, può staccare. Sì, volevo un attimo... Ah, è questa qua, mia, così. Questa serve una casa. Senti, questa è quella che ho fatto momentaneamente. Non rompere, guarda, ci ho fatto anche il lettino, è carino. Bello, e fare cosine. È un concetto particolare. Di guarda, qua c'è la porta, che è inutile, però c'è. Lasciati dire che è un concetto particolare di casa. Guarda, posso anche mettere un cartello. Ora la chiamo. Casa di merda. Ginos House. Ginos. Ma è un cartello? No, però se la punti ti dice Ginos House. Mi servono delle munizioni. Mie cosine. So. Ne faccio un po'. Ma intanto mi sto curando. Devo prendere qualcosa per curarmi. Stamina. Sono fracture? No. Ok. Perfetto. Non ho fratture nel mio corpo. Sono un uomo magico. Scusa, le munizioni però ti ho detto di farle. Non che fai un po' il cavolo che vuoi. Nel senso, non funziona più la vita. Oh, craftami le munizioni. Vabbè dai, finisco di fare la casetta. Perché sono una brava persona. Che uomo onesto. Ah, non c'ho risorse. Cosa mi manca? Ah, la pietra. Io ho la pietra.
finisco di fare la casetta e chiudo la live. Un attimo, volevo fare le mura. Un po' di pietra. Prendiamo anche questa. Tra l'altro Fabio, te non hai visto, ma siamo, guarda che bell'uomo che siamo. L'ho visto che fino adesso. Che siamo. Io e Samu siamo quest'uomo. Ma non è vero, io che cosa c'entro? Cosa, praticamente avete fatto la... è presente Dragon Ball. L'evoluzione, la fusione di... Esatto. Questa praticamente è... di Lele o Samulan è bello, che figo. Samulan è bello. Se avrò un cane in futuro, cioè se avrò un cane, un altro cane, perché non lo cambio il nome. Chiamo Samulan. Ah no, chiami Samulan. Cody. No, Cody mi piace. Ma Samulan è... ehi. Vabbè, si scherza. Vuoi provare? Il problema è che Samulan probabilmente non è più intelligente di Cody. No, esatto. No, infatti prima mi renderò conto del suo livello di intelligenza e poi se rasenta la 104 allora lo chiamerò Samulan. Anche se è un pavimento, posso metterlo sopra? Anche se è un pavimento posso metterlo sopra. Ah, dai, che così chiudo la casa. Andiamo a nanna. E così mi nascondo qua e sono sicuro con Gino. Non provate ad avvicinarvi ai player. Dai che avete anche visto un po' di PvP. Praticamente quello era appena spawnato, ma questo è un altro discorso. Tu sei una brutta persona che uccide le persone. Ah, posso mettere... oh, posso mettere un security code. Allora 0000. No, vabbè, mi entrano 1 1 1 1 2 3. No, adesso uno ti fa stream sniper. 0865. A caso. No, è che poi me lo dimentico anch'io. Facciamo stare, va. E ci disconnettiamo qua. Sempre bello loggare a caso. Devo vedere di più di questo survival. Devo vedere di più per capirlo meglio. Io no. No, vabbè, dai. No, dai, cioè, ho visto survival peggiori, Ci sono cioè, survival. Ha comunque un'interfaccia meno invasiva di Ark. È l'interfaccia... comunque meglio di Ark, nel senso. Cioè, l'interfaccia di Ark non è invasiva di più. Cioè. Vitto. Vi cambio scena, guys, appena esce dal gioco. Amici, noi ci vediamo. Non è oggi. Oggi è sabato. Oggi è sabato, quindi noi ci vediamo lunedì in live, come dicevo prima. Anzi, sicuramente non con il Back to the Podcast, perché lo faremo in settimana. Dio sia lodato. No, perché ci sarà... ci sarà un grandissimo, probabilmente, ragazzi, ovviamente non lo diamo ancora per certo al 100%, ma molto probabilmente ci sarà un grandissimo ospite, una persona che probabilmente conoscete tutti voi. Sì, e sicuro sì. Sicuramente la conoscete, ragazzi. E aspettate, apprezzate lo sforzo, perché uno dei due ha dovuto promettere favori sessuali per... no, avere... non è vero. No, è vero, no. È Samu. No. Comunque Samu. Comunque Samu, se mi interessa sapere, è lui. Mi dissocio assolutamente. Ma è che ha questi gusti un po' birichini, Samu. Vabbè. E sapete com'è, un uomo goliardico. Comunque è attivo. Cosa? Io provo a dire delle cose normali e poi ovviamente c'è Fabio che porta ignoranza che regna sovrana su questo canale. Ciao. Ciao Fabio. Noi ti vogliamo bene, Fabio, non ti preoccupare. E niente, no, comunque, come vi dicevo, non ci sarà il back lunedì, quindi lunedì giochiamo a qualcosa, magari Age of Empire, magari altro, probabilmente Age. E niente, quindi aspettatevi una grossa sorpresa per la prossima settimana. Assolutamente. E abbonatevi al canale se avete il piacere di farlo, siate tutti quanti come il buon Fabio.
fatevi Amazon Prime e poi abbonatevi al nostro canale. Intendevo quello, non in altri aspetti. Non in altri aspetti. Ah, no, speravo che mi dessi del disagiante. Cioè, perché? Volete esserlo, potete, nel senso, non sono nessuno per impedirvelo, però. No, no, fra. Giochi a calcetto come venerdì. Fra si sta largando un po' troppo. Intanto, no, non credo, fra, che Fabio venga a giocare a calcio. Tu dici? Secondo me potrebbe. Non credo. Giocherebbe comunque meglio di me. Giocherebbe comunque meglio di tanti che vengono, ma non è questo il punto. Ragazzuoli, così facciamo il duo difensivo che difende meglio di un muro di cemento armato. Babbo, devi dare le botte. No, non credo che si giochi così. A me mi hanno picchiato ieri. Ma hanno fatto bene. No, no, ma mi sto morendo, ragazzi. Tutto bene? Lascia, come ogni live si rompe, Fabio. Ma succede. Deve, è arrivato quel momento e deve succedere. Deve succedere. Ah, sì. Ma in realtà era da un po' che non mi menavano così tanto. Sei arrivato te, Fraimi. Grazie. Ho portato fortuna. No, si scherza, ovviamente. Ragazzuoli, è stato genuano. Beh, io non dico. È stata una live goliardica. È stata bella. Sono contento che vi sia piaciuto Tavern Master. Ve lo riporto più che volentieri. Sarà il mio nuovo main game. Goti. Comunque, potrebbe essere tranquillamente Goti. No. Per i titoli che ci sono, che ci sono stati candidati. Sì. A mani basse. Tavern Master Goti 2021. Ma a parte questo, Meno buggato di Forza Horizon. È comunque meno buggato di tutti i AAA che sono usciti al day one. È comunque meno buggato della trilogia di GTA. Comunque meno buggato di Battlefield. Per dire. Vai. Non ci vuole poco. Volevo dire una cosa per rispondere, poi finisco. Sto zitto per il resto della live. No. Che durerà 20 secondi. Non gioco, per dirlo a Fra, non gioco perché il primo che mi pesta un piede gli tiro un pugno in faccia e lo sdraio per terra. Solitamente questo è stato il mio modus operandi, per quello che ho smesso. Ma è proprio per questo che loro vogliono vederti giocare a calcio. Non è che uno lo fa apposta. Io ieri mi hanno tirato una tacchettata, ma hanno lasciato tutto il graffio nella gamba. Ma non, ecco, se a me fanno una cosa del genere, io li prendo, li attacco alla traversa. Nel senso, si gioca a calcio, non siamo ballerine. Allora vai a fare il ballerino e così non ti tocca nessuno. Vabbè, scusa, però anche le denunce si dovrebbero evitare. Vabbè, ma il calcio, perché per quale motivo? Te l'ho detto, lo prendo, lo prendo per la canotta, lo attacco alla traversa. Uno mi denuncia così, cioè, è già successo, per dire. Quindi è per quello che ho finito di giocare a calcetto. Credo che posso sapere con che persone hai giocato? Io credo che Fabio prenda un po' troppo sul personale. Poi dimmelo off live. No. Ve lo dico off live. Comunque, vabbè, ragazzi, per chiudere, che siamo già fuori. Ragazzi, ci vediamo lunedì. Fate i bravi, abbonatevi. Passate una bella domenica. E niente, buonanotte, buona serata, buonanotte a tutti quanti. Passate buonanotte. Un buon fine settimana. Buonanotte, baghi, a lunedì. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.